Siamo stati felici di avere ospite il regista Neri Parenti, insieme con i sceneggiatori Massimo Mescia, Francesco Schietro, Mai Daniele Liburdi, produttori del documentario La voce di Fantozzi, per un importante evento culturale sul cinema italiano, in cui ci auguriamo che tutto sia scritto per il meglio e soprattutto sia studiato per il meglio. 40 anni di carriera, i primi 40 anni di carriera del maestro del cinema italiano Neri Parenti. Qui all'Università di Salerno si è tenuto il convegno Sogni mostruosamente proibiti, Odissea comica nel cinema, appunto, di Neri Parenti. Si è parlato della filmografia fantozziana, infatti è stato presentato il libro Memorie dal sottoscala, Fantozzi ti amo, Marcanta editore, il documentario La voce di Fantozzi, realizzato appunto questo audiolibro con la collaborazione del compianto maestro Paolo Villaggio. È stato fatto davvero uno stupendo excursus storico cinematografico nella carriera del regista Neri Parenti, non solo Fantozzi ma anche tanti film di Natale, quindi la collaborazione vincente con Carlo Enrico Vanzina, il sodalizio con Paolo Villaggio, compianto Carlo Vanzina, tra l'altro, e con le produzioni Cecchi Gori e De Laurentiis. Grazie per l'iniziativa, l'organizzazione dell'Associazione Futura, alla casa editrice Amarganta, all'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche, Storiche e Sociali della Comunicazione. Grazie appunto all'Associazione Futura, nelle persone di Stefano Pignataro e Mario Parente, che hanno dato un grosso supporto per la realizzazione dell'iniziativa. Università degli Studi di Salerno, 40 anni, i primi 40 anni di carriera del maestro del cinema italiano Neri Parenti, un incontro con gli studenti davvero proficuo, un incontro importante per parlare della carriera cinematografica che è cominciata nel 1979 con John, travolto da un insolito destino, parodia chiaramente della febbre del sabato sera, per poi arrivare ai sodalizi con Paolo Villaggio nella saga di Fantozzi e con i fratelli Enrico e Carlo Vanzina, e quindi con la produzione De Laurentiis, così come era stata con Cecchi Gori, con Fantozzi, e il maestro Neri Parenti ha lasciato un segno indelebile nella cinematografia italiana. Maestro, lei ha lasciato un segno indelebile nella cinematografia italiana. Dove sta andando adesso il cinema italiano? Il cinema italiano sta andando male, purtroppo. Sta andando bene il cinema dei grandi autori, quindi sì. Sorrentino, insomma, questi grandi autori che abbiamo la fortuna di avere. Va molto male invece il cinema popolare, perché il cinema popolare Arriva sino ai vertici della purtroppo negativa, ha poi capisce dei che in spunti al realtà è stato bottino resencito, molto è stato giustificato un modesti, prestanome, quindi finisce 2 volte in si carcere. Una fanno volta molti meno film, scarcerato per anzi se ne fanno semi molti di più, infermità ma che mentale, non non so se è una escono, cosa cioè buona è o diventato meno, credo io, praticamente una volta per totale un modo infermità per mentale. tirare Quindi avanti, insomma, Fantozzi tirare la è carretta, come si deriso dice. anche dal sistema giudiziario, se Insomma, non vogliamo. c'è più Il quell'investimento che finale si del faceva nel film cinema vede Fantozzi e popolare, per la Pina cui tornano cercavano insieme, di fare dopo dei che un cervellone film, che elettronico li ha cominciavano messi anche, insieme. Ma diciamo, può sembrare un finale un romantico, aspetto ma in realtà è visivo, amaro, perché coreografico Fantozzi aveva importante. chiesto il Tanti divorzio giovani oggi ottenuto il divorzio dalla Pina, all'incontro, quindi tanti cercava anche un studenti, riscatto un della messaggio Pina Cimino, per magari con la signorina tentare di Silvani, riportare i il giovani suo al cinema, eterno nelle sale, incompiuto proprio al cinema. professore. E invece il cervellone Possibile, elettronico rimette detto insieme proiettare Rambo Facebook. 39, così come si era definito Fantozzi, Non e è Timida possibile, Speranza, ormai la Pina. è una Come si riconosceranno? generazione Un garofano come rosso tutto come si segno evolve di naturalmente, adesso riconoscimento ha un al altro congresso indirizzo, delle giovani socialiste. hanno E altri quindi anche interessi, qui hanno una un maniera di paradosso socializzare diversa. tremendo. Però del Il resto, cinema per ce l'hai certi stato anche versi, in quel momento, innanzitutto Rambo un fenomeno 39 e Timida sociale, cioè Speranza, io, nel 91 anche non tu c'è così probabilmente come internet, non ci generazione sono le chat, gli non amici ci si sono i andava al cinema nick anche name, ma è un per stare anticipo, insieme, se per vogliamo, per certi versi, cambiarsi il di quello che poi è discorso, diventato parlare, il nostro doppio corteggiare virtuale, una come chiama il ragazza, professor Gianfranco Mecchinetta nel suo adesso invece si fa videogioco e tutto cultura della col simulazione. telefonino, quindi non. Insomma, non ne frega più niente, preferiscono la dimensione piccola, non so, vedo anche io dei figli, per dire, a casa se c'è una cosa, un film da vedere, che vogliono vedere, intanto guardano solamente Netflix, queste cose qua, le serie, Amazon, ma però se hai la possibilità di vederlo magari su uno schermo grande con un suono buono,
loro preferiscono stare in camera loro, invece guardarsi col loro telefonino, perché così nel frattempo possono interagire con tutti gli altri. Quindi per i giovani oramai il cinema non c'è più. Cinema di sala, intendo.